Oggi, amici, voglio presentarvi un tutorial utile all'esecuzione e alla costruzione di un colapenna innovativo. Praticamente noi siamo abituati sempre a vedere queste tipiche forme. Anche queste le ho fatte e sono state costruite con del materiale di riciclo. Qua si legge proprio acquaraggio, vedete, c'è proprio una lattina di acquaraggio che è stata riadattata a colapenna, quindi è diventata uno strumento inusuale. Sono forme classiche, quelle cosiddette a bandiera, e viene fuori questa vela e si usa sulla punta, su tutta la lunghezza qua, oppure i segni più dinamici vengono, diciamo, eseguiti con lo strumento in orizzontale in questa maniera. Però, come al solito, vedo sempre tutta la calligrafia e anche i vari calligrafi, maestri calligrafi, piegati come sempre sulle classiche forme, cioè proprio lasciando a casa la fantasia. Ma noi siamo esseri senzienti, dotati di molta fantasia spesso. Quindi penso che sia così riduttivo ridurci sempre sulle solite forme. Si possono fare delle cose anche molto più interessanti e performanti veramente con poco, per cui tolgo di mezzo, diciamo, quello che è il classico e rimaniamo su una cosa veramente semplicissima. Allora, per rimanere fedele alla tradizione, non ho una lattina, diciamo, della Coca-Cola, ma è una mole cola, si legge ancora, c'è la mole antonelliana stilizzata, è una bevanda qua che fanno nel torinese. Allora, io stacco quindi come strumenti per costruirci questo semplice ma performante strumento, ne aggiungo un altro che è qua, è un ferro da calza numero 4 che viene utilizzato spesso nelle mie incursioni progettuali e costruttive di strumenti inusuali. Poi ho delle forbici di elettricista con la lama dritta, lattina di Coca-Cola o qualsiasi altro elemento che sia simile a questo, stacco una losanga che più o meno è lunga 3 cm per 4 o 5, ecco. A questo punto uso il filo medio, solo la mia lattina. A questo punto lo strumento viene assemblato così. Quindi metto la mia lamierina qua e comincio ad arrotolarla sfruttando il ferro, che mi consente di avere una circolarità della lamiera corretta. Poi qua ho come elemento aggiuntivo, se vi ricordate, qualche giorno fa avevo fatto uno strumento inusuale sfruttando quelle cannucce da bibita in vetro che ho preso da Tiger. Questa è un'altra di quelle cannucce in vetro. Praticamente, quando, ecco, devo innestare questo punto, devo avere la lamiera giusta perché è molto piccola quell'apertura, quindi ho troppa lamiera, non mi entra. Stacco ancora una piccola losanga in modo che posso innestare la mia lamiera. Ecco qua. Vedete? Deve entrarmi con una certa forza. Lo vedete? A questo punto schiaccio per bene la mia lamierina, che poi ha solo un doppio scopo. Posso usarla anche come strumento classico. Vi faccio vedere. Quindi gli ho fatto una punta tronca con la pendenza per i destri.
Vedete che riesco già a dotarmi di uno strumento classico molto carino. Ma non è quello che mi interessa. Diciamo che quello che mi interessa realizzare è uno strumento dinamico. Quindi vado a effettuare un taglio. Vedete? Ho effettuato una specie di punta, lo vedete, adesso vediamo, dovrebbe cominciare ad assicurarmi delle reazioni di tratto molto vibrate. Adesso vediamo. Andrebbe poi trattato un po' con della carta seppia molto fine, ma vediamo cosa succede in questo caso già adesso. Vedete che i risultati sono già assolutamente straordinari. Cambio l'angolo di incidenza per ingrandire il tratto. Vedete, in pochi minuti sono riuscito ad ottenere uno strumento veramente molto, molto performante e molto simpatico anche a vedersi, no? Ok? Quindi lo riprovo sulla punta, mettendolo. Chiaramente sulla punta avrò un tratto più delicato e piccolo, più fine. Lo vedete con una sua spiccata vibrazione. Guardate che energia, ok, che ne scaturisce, quindi. Niente, come sempre, con pochissimo si riescono a ottenere, con un po' di fantasia, delle cose eccezionali. Nulla toglie che questi siano strumenti fantastici, ma molto più laboriosi. Invece qua parliamo veramente, avete visto, pochi minuti per costruirsela e poi possiamo dare foggia al nostro strumento tagliandolo. Adesso qua ho fatto una specie di freccia, vedete, ma posso fare veramente moltissime punte e quindi sbizzarrirmi in tantissime casistiche. Niente, con questo vi saluto e vi ringrazio per aver seguito con me questo tutorial. Grazie a tutti ancora.